Si chiude stasera il Festival Palermo Classica, la Gamma Palermo, appuntamento d'eccezione con la pianista Primavera Scima, accompagnata da un pilastro del rock, Keith Emerson. Siamo andati a seguire le prove con Davide Camarrone, vediamo. A chiudere Palermo Classica, stasera alle 21.30 con un concerto alla Galleria d'Arte Moderna, il tastierista e compositore inglese Keith Emerson. Celeberrimo negli anni 70 con il trio Emerson, Lake & Palmer e di solida formazione classica, ha sempre incrociato tradizioni diverse, fino al jazz e al rock. Virtuoso delle tastiere Hammond, geniale nell'invenzione di nuovi suoni sintetizzati, ha composto un concerto per pianoforte e orchestra che stasera sarà eseguito dalla pianista australiana Primavera Scima e dall'orchestra internazionale del Festival Palermo Classica, diretta da Scott Jackson Wiley. Quando ho iniziato a comporre per me stesso e per una band negli anni 60, non pensavo che il risultato finale sarebbe stato quello di suonare con un'orchestra, ma questo si è rivelato molto difficile. Non è stato facile lavorare con un'orchestra. Prima importante composizione per piano e orchestra, questa di Keith Emerson, ma dopo un gran lavoro di ricerca che prosegue. Stasera in cartellone alla Gamma anche I Cieli Vibranti di Joseph von Thieren, La Rapsodia in Blu di George Gershwin, mentre Emerson al piano solo eseguirà All of This e il suo cavallo di battaglia, Honky Tonk Train Blues.